Salve e benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi voglio parlare di un argomento che rimbalza molto nei media oggi come oggi, e cioè questo 2035, questa data in cui è stato dichiarato e approvato da tutti i paesi dell'Unione Europea lo stop alla vendita di auto a combustione, o meglio alla vendita di auto inquinanti. Voglio darvi una mia lettura di questo dato, dirvi cosa ne penso e forse farvi anche riflettere su un paio di aspetti che sento poco dire in televisione e dai giornalisti del settore. Ne parliamo dopo la sigla. Come avrete sentito, l'Unione Europea ha dichiarato questa data, questa tagliola, questo punto finale in cui si possono vendere auto inquinanti, e che è il 2034 praticamente, perché dal 2035 non si potranno più vendere auto che inquinano. Una prima premessa che voglio fare è che sembra essere un po' politicizzata questa battaglia, ma in realtà non è così. Nel mondo proprio non è così. Ovviamente c'è una certa sensibilità verso i temi ambientali più cavalcata dalla sinistra, ma soprattutto in Italia non è così. Ad esempio, una delle peggiori leggi sugli incentivi che sono state fatte, cioè l'ultima, quella attualmente in vigore, ne ho già parlato in uno shorts qua, si possono linkare gli shorts, non lo so, è proprio stata fatta da un governo al cui interno c'erano i partiti tipo 5 Stelle, tipo PD, che dovrebbero essere più a favore della transizione, e hanno fatto una pessima legge sugli incentivi, quasi fatta apposta per non venire utilizzata dalle auto totalmente elettriche, totalmente a emissioni zero, che favoriva molto di più invece le auto plug-in e le auto diesel, per assurdo. E poi potremmo fare nomi, non so, di Prodi, che non è certo uno di destra, che si è schierato contro questa decisione, oppure Elon Musk, che soprattutto dopo l'acquisizione di Twitter ci ha fatto vedere che non è certo di sinistra e è certamente a favore di una transizione energetica sostenibile. E sono convinto che gli imprenditori più svegli, più attenti, quelli che hanno investito e che stanno cavalcando meglio questa transizione energetica, investendo nelle cose che hanno più senso per il futuro, che hanno più lungimiranza, non credo siano tutti di sinistra o ecologisti. Ecco, credo che ci sia una visione industriale futura da parte di qualcuno, sia questo di sinistra o di destra. Quindi togliamo dal tavolo l'argomento politica, non c'entra niente la politica. Vorrei parlare di fatti più possibile. La transizione energetica è una cosa che sarà inevitabile, perché il petrolio e combustibili fossili in generale sono stati creati in milioni di anni e noi li stiamo sfruttando con un ritmo esagerato in poche decine di anni, forse un secolo. Questa tendenza non potrà andare avanti all'infinito, perché forse tra 50 anni, forse tra 100 anni, forse anche tra 1000 anni, ma prima o poi il petrolio finirà. Quindi prima o poi questa transizione sarà certamente obbligatoria. Lo scopo di alcune aziende come Tesla o di certe norme, oltre salvaguardare il pianeta dalla CO2 e dal surriscaldamento globale, che se non ci credete è un problema vostro, non voglio entrare in questo argomento, ma è trovare una soluzione alternativa all'uso del petrolio, che è una sostanza quasi magica, nel senso che è un liquido che racchiude al suo interno una quantità enorme di energia. Noi, parlo della mia generazione in particolare, siamo cresciuti con quest'idea di avere questo liquido a basso costo, praticamente inesauribile, e quindi pensiamo sia normale sprecare il 70% di questa energia in calore, in freni, in attrito, eccetera, perché ci sembra normale, siamo cresciuti in questo ambiente. In realtà non lo è abbastanza stupido, perché con i 9-10 kWh che sono contenuti in un litro di benzina o gasolio, si fanno pochissimi chilometri rispetto ad un'auto elettrica, perché per sfruttare bene questa energia al meglio possibile oggi si usa un motore a combustione con dei pistoni, con un sacco di complicazioni che rendono inefficiente il processo. Ma chiudiamo subito l'argomento. Sull'efficienza dell'elettrico ne abbiamo già parlato altre volte e ne parleremo in futuro se ne avete voglia. Sgomberato il tavolo della discussione dal fatto che sia una questione politica e dal fatto che si possa rinunciare a questa transizione, non si può rinunciare. O prima o dopo questa transizione si dovrà fare. E se guardiamo gli effetti sul clima, se guardiamo l'aria che respiriamo nelle nostre città, prima si fa e meglio è. Per tutti. Per chi la guida e per chi sta fuori dalla macchina, per chi vive in città e per chi fa tanti chilometri. Una cosa che non ho detto, ho notato che in questo dibattito che si sta alimentando soprattutto in televisione, nei talk show, ma anche nei telegiornali, manca sempre qualcuno che vive in prima persona l'esperienza dell'auto elettrica. Non dico il semplice cittadino, ma ci sono insomma professori, ci sono personaggi pubblici, ci sono personaggi dello spettacolo, ci sono scienziati che guidano un'auto elettrica. Insomma, prendere anche qualche opinione
di chi la vive questa esperienza, per sentire cosa ne pensa, come si è trovato? Vabbè, andiamo avanti, poi divago. Una delle obiezioni che sento fare più spesso è: il 2035 è troppo vicino. E come facciamo? Io sono abituato a mettere la benzina, io faccio pochi chilometri, io ho una macchina che ha 10 anni, come facciamo? 2035 è subito, non è affatto vicino. Il 2035 è la data in cui si smetteranno di vendere i motori a combustione, non di usarli, non si smetterà di vendere il gasolio, si smetterà di vendere le auto che inquinano. Questo significa che se voi siete persone che non cambiano spesso l'auto e che non stanno tanto dietro ai cambiamenti, voi nel 2034, se siete così contrari a questa transizione, vi comprate un'auto diesel e ve la tenete per 20 anni. Quindi il vostro problema sarà all'incirca nel 2054, quando quell'auto avrà 20 anni, avrete bisogno di cambiare la macchina e nel 2054 il mondo sarà diverso, non potrete comprare un'auto diesel, forse. Perlomeno non nuova. Magari troverete un mercato nero di usato, di chilometri zero, che si tengono nei magazzini per chi nel 2040, nel 2045 vorrà ancora comprare un'auto diesel. Complimenti per la lungimiranza. Un'altra obiezione che viene fatta è quella: ma l'Italia produce tante componenti per i motori a scoppio, per le valvole, i filtri e queste cose qua, che non sono più necessarie nelle elettriche, perché è troppo semplice la tecnologia elettrica, non ha bisogno di manutenzione, non ha bisogno della nostra filiera industriale che produce componenti. Ora, questa è veramente vivere in un altro mondo, non so, è come rivedere oggi un'intervista a un giornalista o a un politico che magari negli anni 90 si batteva per la resistenza del tubo catodico, perché queste televisioni piatte tolgono tutto l'indotto delle valvole, del tubo catodico, delle non so quali altre componenti c'erano nei televisori, che adesso non ci sono più. Oppure potremmo andare ancora più indietro, non so, la macchina da scrivere di Olivetti. Perché usare computer? Olivetti faceva delle ottime macchine da scrivere, fatte in Italia, progettate da italiani, e Olivetti era anche un industriale certamente illuminato. Ma possiamo fermare l'onda dei computer perché noi produciamo le macchine da scrivere? Ripeto, lasciate stare quello che vedete intorno a voi in Italia, perché l'Italia è un piccolo paese del mondo, ma il mondo è fatto anche di Cina, è fatto di Stati Uniti, è fatto di grandi realtà economiche che hanno già preso una direzione precisa. È fatto anche di Europa, quegli altri 26 paesi, escluso l'Italia, che hanno preso una direzione precisa. Parlo di nazioni come la Germania, che ha marchi come Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, cioè ha dei marchi prestigiosi. Basano la loro industria molto più di noi sull'auto, eppure hanno capito questa transizione e la stanno cavalcando in prima persona, grazie a Tesla, e sono stati anche un po' forzati. E forse qualcuno non sopravviverà neanche, ma questo è un altro discorso. Cosa pensiamo di ottenere noi italiani se riusciamo, come vogliono alcuni politici nostri, a bloccare o avere una deroga su questa imposizione dell'Europa? Quindi in Italia noi riusciremo nel 2035 per altri 2, 3, 5 anni a vendere ancora auto benzina o diesel. Cosa abbiamo ottenuto? Avremo le città più inquinate e più sporche d'Europa, forse quasi del mondo a quel punto. Cosa pensate? Che chi produce i filtri dell'aria o i pistoni lo fa solo per gli italiani? Lo fanno per i grandi marchi. L'industria italiana che alimenta questa filiera, come diceva Prodi, lo fa per i grandi marchi, che se a quel punto si sono convertite, per ovvie ragioni, all'elettrico e avranno una produzione di auto a combustione molto molto ridotta, e ovviamente non parliamo di Ferrari o Lamborghini, quelle possono continuare a essere a combustione se gli va, anche se secondo me con le prestazioni delle nuove auto elettriche dovranno modernarsi anche loro, non per l'ecologia ma proprio per la prestazione, la coppia e l'emozione di guida che dà un elettrico che un motore a scoppio fatica a erogare. Dicevo, cosa otteniamo noi? Veramente pensiamo di poter salvare un'industria perché in tutto il mondo, solo in Italia, si vende quel tipo di auto? E allora salveremo una filiera produttiva di componenti, di pezzi di ricambio? Io non sono un esperto analista, ma insomma ho i miei dubbi su questa soluzione. Cioè che questa soluzione ci faccia essere orgogliosi di essere italiani con i nostri 3 cilindri 1500 ancora a benzina, mentre tutto il mondo viaggia in maniera pulita e silenziosa in elettrico, noi possiamo ancora andare con la nostra appunto 3 cilindri. Ma poi c'è l'argomento: ma le batterie, i motori, gli inverter li fanno tutti in Cina e noi non siamo pronti. Allora li facciamo fare in Cina non perché noi non sappiamo farli, ma perché ci è più conveniente al momento. Ho sentito dire di alcuni motivi, magari di una certa concorrenza
tra virgolette, sleale da parte della Cina sui pannelli fotovoltaici o cose del genere. Ma non voglio entrare nell'argomento, ma voglio dire, non è come il petrolio che l'Arabia Saudita ce l'ha e l'Umbria no. Si possono costruire motori elettrici o inverter o pannelli solari anche in Sicilia, se si vuole, se c'è una giusta progettazione industriale. Alla nostra Italia non manca niente per creare qua e là delle aziende che riciclano, ad esempio, e recuperano le materie prime dentro le batterie, oppure che producono pannelli solari o motori elettrici. Abbiamo aziende che nel settore elettrico, tipo la Magneti Marelli, erano molto avanzate fino a qualche anno fa. Cosa vieta a queste aziende di investire nelle nuove tecnologie, forse già lo stanno facendo, e diventare leader mondiali anche dei nuovi inverter, dei nuovi motori elettrici che manderanno la futura Panda? Vi ricordo che l'azienda numero uno al mondo per auto elettriche, cioè Tesla, si rifornisce di molte componenti dall'Italia, non ultima la rivoluzionaria Gigapress che dovrebbe fare a stampo il Cybertruck. Sono aziende italiane, perché dobbiamo difendere chi fa le valvole e i filtri del gasolio? Perché dovremmo incentivare chi produce fax oggi come oggi invece di incentivare chi monta la fibra e chi rende l'Italia un paese più moderno e più competitivo? Ultima obiezione, poi non voglio fare questo video troppo lungo. Ah, ma ci sono altre soluzioni che non siano l'elettrico, ad esempio i biocarburanti, cioè compatibili a emissioni zero, sintetici, oppure l'idrogeno che può essere sviluppato. Premesso che io non credo in nessuna di queste due tecnologie, ma la norma europea non parla di auto a batteria per forza, parla di auto a emissioni zero, cioè non devono essere inquinanti. Se nel frattempo voi avete una soluzione migliore di un'auto a batteria che sia a emissioni zero, potete benissimo venderla nel 2035 e negli anni a venire. Nessuno ve lo vieta, nessuno sta tarpando le ali a una nuova tecnologia, ad avere la fusione nucleare dentro la macchina e Mr. Fusion dove si mettono i rifiuti e viaggiamo nel tempo. Nessuno sta tarpando le ali a niente, semplicemente, e chi guida un'auto elettrica lo sa bene, la tecnologia attuale delle auto a batteria è già estremamente comoda, estremamente efficiente, economica nella manutenzione, nell'efficienza del motore, motivo per cui chi passa all'elettrico spesso ne sposa la causa e dice ai suoi amici e ai suoi conoscenti: ma guardate che non è come ve lo raccontano. Io stesso, come molti di voi sapranno, ho aperto questo canale per questo motivo e basta. E concludo proprio sottolineando questo. A me, che l'Italia vinca la sua battaglia contro questa data tagliola del 2035, oppure che si adegui e che cavalchi la transizione, sinceramente cambia molto molto poco. Io continuerò a guidare la mia auto elettrica con soddisfazione. Fortunatamente, nonostante quello che dicono i giornalisti e i politici, l'elettrificazione italiana sta andando avanti con un ritmo deciso, si iniziano ad avere le colonnine nelle principali reti autostradali, che era una delle cose più importanti per chi fa molti chilometri. Ci sono delle buone politiche di abbonamento per cui si riesce a spendere poco, nonostante l'impennata dei prezzi e la speculazione che c'è stata sul prezzo dell'energia. Quindi a me sinceramente non fa per niente paura il fatto che magari Prodi e Salvini insieme riescano a vincere questa battaglia e magari a ritardare questa transizione per l'Italia. A me non fa alcuna paura, io continuerò a pensarla alla stessa maniera. Mi dispiace per voi che, a causa delle paure indotte da certi discorsi, da certe cose che si sentono, magari andate a comprare un'auto nuova, magari anche da 40-50 mila euro, e prendete un'auto inquinante, obsoleta, che puzza, che ha vibrazioni, con prestazioni indecenti, lenta, perché se guidate un'auto elettrica e poi la paragonate a un 2000 turbo diesel, il 2000 turbo diesel sembra l'auto della nonna. Ovviamente, come ho detto più volte e abbiamo sottolineato, ci sono categorie di auto e categorie di persone che ancora non sono pronte per l'elettrico, ma certamente lo saranno già tra 4-5 anni, e secondo me il 2035 non sarà neanche così necessario come data, perché la transizione vera e propria avverrà in anticipo. Con questo è tutto, forse sono stato già fin troppo lungo, voglio solo aggiungere che un giorno potrò dirvi: io ve l'avevo detto. Fate quello che volete. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!